Benvenuti a TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Dopo una maratona di 2 giorni, l'Assemblea di Palazzo Cesaroni ha approvato il testo della nuova legge elettorale regionale con 16 voti del Partito Democratico e del Partito Socialista e 3 voti anche di altrettanti esponenti del centrodestra. Il servizio. Dopo una maratona di 2 giorni, l'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato con 19 voti favorevoli e 11 contrari la nuova legge elettorale con la quale i cittadini umbri andranno a rinnovare gli organi della Regione Umbria il prossimo mese di maggio. I voti a favore sono stati i 13 del Partito Democratico e 3 dei Socialisti e quelli a titolo personale di Lignani Marchesani Fratelli d'Italia, Monni Nuovo Centrodestra e Modena Forza Italia. Tra gli 11 voti contrari, quelli dei rappresentanti di Forza Italia, Fratelli d'Italia, UDC e poi Cirignoni, Gruppo Misto, Mantovani, Nuovo Centrodestra, Stufara, Rifondazione Comunista, Goracci, Misto, Comunista Umbro, Brutti, IDV. La nuova legge elettorale approvata abolisce quindi il cosiddetto listino, si vota a turno unico, vince il candidato che ottiene il risultato migliore su un collegio unico regionale. Non è consentito il voto disgiunto ed è prevista la doppia preferenza di genere. La coalizione vincente ottiene fino a un massimo di 12 seggi più il presidente e i restanti 8 vanno alla minoranza. La lista che ottiene il migliore risultato tra quelle che appoggiano il presidente eletto può ottenere fino a un massimo di 10 seggi. I restanti 2 vanno alle liste che ottengono il risultato migliore tra quelle che superano il 2,5%. Al candidato presidente miglior perdente spetta di diritto un seggio e le liste che lo sostengono rientrano comunque nel riparto degli altri 7 seggi, se hanno superato il 2,5%. Il numero per le firme per la presentazione delle liste è fissato tra un minimo di 500 e un massimo di 1000. La legge infine fissa anche una quota massima di spesa elettorale, 100.000 euro per i candidati presidenti e 25.000 per i candidati consiglieri. Alla votazione conclusiva in aula si è giunti dopo 19 sedute della Commissione Statuto a partire dal luglio 2014. La legge è composta di 17 articoli e nel corso della discussione sono stati approfonditi e votati oltre 60 emendamenti. La genesi della proposta è l'approvazione definitiva in aula ha prodotto tensioni e diversità di vedute anche all'interno degli schieramenti, sia di centrosinistra che di centrodestra. Questi i punti di vista dei protagonisti. Come presidente della Commissione Statuto non posso che essere soddisfatto dei lavori che si sono appena conclusi in aula. Avevamo detto che il testo elaborato dalla Commissione era un testo di riferimento a disposizione dei colleghi consiglieri e anche dei gruppi che non avevano partecipato ai lavori. Il messaggio è stato recepito, siamo riusciti ad allargare la platea dei voti all'interno dell'Aula, migliorando anche sensibilmente il testo. Ecco, questo era l'obiettivo, dare all'Umbria un modello di nuova legge elettorale con importanti novità: la eliminazione del listino, il collegio unico, la preferenza di genere, il divieto di voto disgiunto. Questo per noi è un modello vincente, un modello che riavvicina gli elettori al Palazzo. Ma la valutazione sulla legge elettorale è una valutazione comunque non positiva, perché appunto c'era l'occasione di fare una legge elettorale veramente condivisa dall'80% del Consiglio regionale sul doppio turno. Il PD si è chiuso a riccio per paura di perdere, che il doppio turno gli avesse portato i problemi che ha portato a Perugia, e quindi purtroppo non è stato possibile appunto fare una legge elettorale a larga condivisione. Certo, noi abbiamo molto apprezzato il fatto che alla fine sono stati accolti alcuni emendamenti e abbiamo scelto di dare un segnale attraverso il voto a favore di 3 nostri rappresentanti. La legge elettorale approvata ieri è una legge importante e migliorativa della precedente. Elimina il listino che tante polemiche aveva suscitato. Attua e stabilisce la preferenza di genere, per cui in tutti i 2 generi saranno rappresentati in modo più equilibrato. Riconferma la scelta del turno unico per le elezioni del Presidente della Regione, come c'è in tutte le regioni italiane meno una.
Inoltre elimina il voto disgiunto che da sempre è fonte di una politica politicante e non è mai chiara e trasparente. La legge elettorale è uscita dal Consiglio oggettivamente un po' meglio di come era entrata. Rimane il lato più critico, che è la incostituzionalità. L'assenza di una soglia oltre la quale è necessario il secondo turno non è stata posta. Noi abbiamo insistito molto ovviamente sul secondo turno, non è passato per appena due voti, in quanto anche settori della maggioranza l'hanno votata. Vedremo se i ricorsi ci saranno e che esito daranno. Premesso che questa legge ha tanti punti oscuri, primo fra tutto le preferenze di genere, bisogna dare atto che sono stati approvati emendamenti costruiti dal sottoscritto che permettono alla coalizione del centrodestra di fatto di unirsi. Nessuno ora oserà andare da solo sapendo che Claudio Ricci potrà avere i voti sul presidente per la ripartizione dei seggi. Questa è la cosa più importante. Dopodiché c'è anche un punto di vista istituzionale. C'è il fatto che una coalizione di opposizione unita può essere un'alternativa concreta e credibile, e questo non fa bene al centrodestra, fa bene all'Umbria, perché le sfide del domani non possono essere giocate con una vittoria a tavolino. La nuova legge elettorale dell'Umbria rappresenta una pessima legge con la quale si traduce in salsa umbra il patto del Nazareno a livello nazionale. Il PD e Forza Italia si mettono d'accordo per curare prevalentemente i propri interessi particolari e si cuciono addosso un abito fatto su misura per avere il primo, il PD, la maggioranza assoluta dei seggi nel prossimo Consiglio regionale, e Forza Italia delle agevolazioni, candidandosi ad essere il miglior perdente della competizione. L'Umbria avrebbe bisogno di ben altro, aveva bisogno di esaltare il pluralismo dentro spazi di democrazia che vanno comprimendosi. Su questo c'è ancora più bisogno di un'alternativa. Ci siamo trovati in Consiglio a votare una legge elettorale in un'epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il Porcellum. Perché lo ha dichiarato incostituzionale? Perché in quella legge non si prevedeva una soglia sopra la quale si poteva avere il premio di maggioranza e sotto la quale non si poteva avere il premio di maggioranza. Questa legge regionale invece non introduce alcuna soglia. Qualunque partito può raggiunto diventando il primo partito realizza questo obiettivo. Ora questo è chiaramente incostituzionale e non abbiamo potuto per questo dare un voto favorevole. Soddisfazione del Gruppo Socialista per l'approvazione della legge elettorale, di fatto con un consenso più ampio di quello del PD-PSI. Elementi positivi, ci abbiamo lavorato molto, si privilegiano le coalizioni, una legge rispettosa delle formazioni grandi ma che fa competere anche quelle più piccole in termini di consensi elettorali, equilibrio tra maggioranza e minoranza, stessi principi, una bella competizione, abbiamo salvaguardato la democrazia in Umbria. Il processo di formazione di questa legge è stato al pari delle sue conclusioni, estremamente deludente. Le tante attese, aspettative che potevano esserci attorno ad un progetto di riforma serio, in realtà si è consumato con un nulla di fatto. Una legge costruita su misura per rispecchiare le esigenze soltanto di chi governa e che con molta nostalgia e amarezza fa invocare i tempi nei quali sia da destra che da sinistra si invocavano riforme che dovevano essere costruite insieme, ora sono state fatte soltanto per ingabbiare le maggioranze. Una legge elettorale che ci ha soddisfatto in parte. Noi per avere la soddisfazione totale ritenevamo opportuno che ci fosse stato il doppio turno, che è senso di democrazia. Non si può vincere le elezioni con il 30% o il 31% dei votanti su già una situazione dove la gente va sempre meno a votare. Comunque sia, essendo convinti che il centrodestra vincerà, ci riteniamo soddisfatti per quanto riguarda l'impianto generale della legge elettorale, perché ci sembra che sia equilibrata. Una legge elettorale confezionata su misura per le esigenze di chi governa oggi,
questa regione. Non è una legge elettorale che rappresenta la molteplicità di questa regione, non è una legge elettorale che rappresenta soprattutto la possibilità di uno scambio equo, democratico nel proprio consiglio regionale, nel prossimo consiglio regionale. È anche una legge elettorale che ha importanti profili di incostituzionalità che sicuramente verranno fatti valere. Noi non l'abbiamo votata, Fratelli d'Italia ha votato contro e faremo la prossima campagna elettorale denunciando questo ennesimo furto di democrazia. Ho votato convintamente contro a questa legge elettorale, fatta esclusivamente per gli interessi del PD, ritagliata su misura per degli interessi del PD. Si è persa l'occasione invece di votare favorevolmente il mio emendamento, che limitava a 2 i mandati per i consiglieri regionali. Questo avrebbe consentito un sano ricambio sia nelle istituzioni che nella politica locale. Devo dire che comunque, nonostante tutto, il cambiamento non lo fermerà neanche questa legge elettorale iniqua e Claudio Ricci vincerà comunque. È stata approvata una legge elettorale che a rischio di impugnazione da parte dei più soggetti, non prevedendo una soglia minima per il premio di maggioranza, penalizza i territori, penalizza le forze culturali, sociali e politiche, diciamo così, minoritarie, ma che in questa regione hanno avuto sempre un ruolo e un peso. E di fatto è anche un inciucetto alla Umbra, perché oltre al premio di maggioranza hanno inventato anche un piccolo premio al miglior perdente. Così va il mondo, ma l'Umbria è sempre stata un po' consociativa. Accompagnati dai rappresentanti sindacali, alcuni lavoratori dell'ISTRIM, l'Istituto Superiore di Ricerca e Formazione sui Materiali Speciali, per il quale è stato dichiarato il fallimento alcuni giorni fa, sono stati ricevuti a Palazzo Cesaroni dall'assessore Vincenzo Riommi e da alcuni consiglieri regionali. Hanno chiesto di sollecitare il sindaco di Terni affinché possa andare in porto il progetto di salvataggio dei posti di lavoro, sfruttando le disponibilità offerte dall'ASM, e di attivarsi con il curatore fallimentare nominato dal Tribunale affinché dia un tempo congruo alla realizzazione di tale progetto e, per coloro che non vi rientrassero, il ricollocamento nelle società partecipate regionali. È giunto all'esame della prima commissione consiliare il documento annuale di programmazione 2015. Ce ne riferisce in questo servizio Marco Paganini. Il documento annuale di programmazione è stato presentato ai componenti della prima commissione di Palazzo Cesaroni dall'assessore regionale Fabrizio Bracco. Durante l'incontro l'esponente della giunta di Palazzo Donini ha evidenziato che nel documento viene confermata la scelta di non aumentare aliquote ed addizionali, rinunciando così ad un introito aggiuntivo stimato in circa 90 milioni di euro. Le principali direttrici del DAP 2015 investono 4 aree di azione: le politiche per la ripresa economica basate sulla specializzazione e l'innovazione del sistema produttivo regionale, le politiche per il rafforzamento del capitale umano, per la tutela delle risorse territoriali regionali e le politiche inclusive per chi vive in Umbria, costruendo un welfare attento alla centralità della persona. Bracco ha spiegato che il DAP 2015 è un documento di passaggio fra 2 legislature che continua sulla strada del contenimento e dell'ottimizzazione della spesa, senza intaccare servizi essenziali come la sanità e i trasporti, ma concentrando le risorse su ciò che può produrre sviluppo, crescita e innovazione. Tutto ciò nonostante le oggettive difficoltà economiche legate ai minori trasferimenti statali e agli effetti sulle regioni della legge di stabilità. E a questo proposito la manovra di bilancio 2015 sarà impostata su un profondo riorientamento e sull'ulteriore razionalizzazione della spesa, che dovrà interessare tutti i settori di intervento e tutte le linee di attività dell'amministrazione regionale. Nuovo accordo tra agricoltori e cacciatori, regione verso l'autoassicurazione. In seconda commissione consiliare la mozione del consigliere di Forza Italia Nevi e altri consiglieri di opposizione. In seconda commissione, presieduta da Gianfranco Chiacchieroni, è stata approfondita insieme all'assessore regionale all'agricoltura Fernanda Cecchini la mozione firmata da Nevi e Rossi, Forza Italia, Sandra Monacelli, UDC, Mantovani, Gruppo Misto, Nuovo Centrodestra e Zaffini, Fratelli d'Italia, che chiede un intervento della Giunta per porre un freno al gravissimo problema dei danni che la fauna selvatica produce non solo da agricoltori, automobili e motociclisti, ma anche e soprattutto alle casse della regione Umbria.
Il documento di indirizzo era stato rinviato in commissione dall'Assemblea legislativa. L'assessore ha comunicato l'intenzione della Regione di andare verso l'autoassicurazione, di riportare la caccia sotto l'unico tetto gestionale della Regione, dove vengono predisposte, ha detto, programmazione e risorse. È comunque necessario riscrivere un accordo tra agricoltori e cacciatori. Nell'illustrazione dell'atto, Nevi ha definito la questione annosa e spinosa e lungi dall'essere risolta e alla termine, dopo aver auspicato una maggiore autorevolezza da parte della Regione nell'affrontare il problema, ha chiesto di poter disporre di tutti i dati, il più possibile aggiornati, circa i danni prodotti dalla fauna selvatica per approfondirli nuovamente in commissione prima di riportare la mozione in aula per il voto. L'assessore regionale all'agricoltura Fernanda Cecchini è intervenuta in seconda commissione consiliare per illustrare il report sull'attività svolta nell'anno 2013 dall'Agenzia regionale per la forestazione. Emerso che anche a fronte di grandi difficoltà l'Agenzia forestale è stato un interlocutore serio per la Regione. Ha avviato la sua attività rispettando gli impegni su progettazione e realizzazione dei dipendenti. Sull'atto approvato all'unanimità in commissione relazionerà in aula il presidente Gianfranco Chiacchieroni. Gli obiettivi realistici della nostra presenza a Expo Milano 2015, ha spiegato l'assessore Bracco nell'audizione in prima commissione chiesta dal consigliere Massimo Monni, sono l'incremento della conoscenza dell'Umbria in Italia e nel mondo, il consolidamento e il miglioramento della sua reputazione, delle relazioni istituzionali, scientifiche e economiche con i paesi target e l'incremento dei flussi turistici. L'Umbria sarà presente per 6 mesi nel padiglione Italia, nella location specifica di Cascina Triulza sarà replicata la mostra Sensational Umbria con le fotografie di McCarry e ci sarà anche un mercato per le imprese umbre del settore agroalimentare, artigianato, servizi e terzo settore e inoltre uno spazio per riunioni, happening culturali, workshop. In questa sede anche l'operazione Orti affidata al Parco 3A con 10 unità di studenti degli istituti agrari e dell'università che accompagneranno gruppi di visitatori realizzando eventi e un'app dedicata. Un ruolo importante lo giocherà Sviluppo Umbria, che dovrà anche attrarre nella regione comitive di stranieri, perché la partita non si giocherà solo a Milano. Discorso a parte per il padiglione vino, dove l'esposizione di una sola bottiglia ha un costo di 3.000 euro, per il quale la regione ha un budget di 952.000 euro di risorse del piano di sviluppo rurale per realizzare il progetto Umbria Top e inoltre per il cluster cioccolato, dove ci saranno anche gli altri paesi leader nella produzione di cacao, Costa d'Avorio, Gabon, Africa subsahariana, con un terzo del padiglione riservato ai distretti italiani, oltre Perugia, Torino e Modica. Il costo complessivo della partecipazione dell'Umbria al cluster dedicato al cioccolato è di 150.000 euro, di cui 50.000 a carico della Regione, il resto per Camera di Commercio e Comune di Perugia. Il finanziamento totale sarà 1.050.000 euro. Altre risorse provengono dal Ministero per lo Sviluppo Economico, che sosterrà, fra le altre iniziative, la mostra temporanea di 2 settimane interamente dedicata all'Umbria. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle televisioni locali di tutta la regione ed è disponibile anche in rete nell'indirizzo consiglio.regione.umbria.it e sul canale YouTube. Grazie per l'attenzione, arrivederci.